a difesa dei nostri giovani, molti dei quali ogni giorno stanno decidendo di arrendersi, di gettare la spugna, di rinunciare alla loro vita. Fin da aprile scorso, io stessa grido all'Italia intera di fermare lo scempio e a settembre sono venuta qui a dirlo a voi responsabili e a pregarvi di rinunciare ai vostri piani. Siete colpevoli, colpevoli con dolo. Questa scuola ha fallito, anzi, questa scuola, la vostra scuola, ha centrato l'obiettivo. Ecco, dipende dai punti di vista. Dietro la facciata si nasconde un manipolo di responsabili che hanno ridotto l'istruzione ad una pantomima indecente che sta procurando danni a cose e persone, danni oggettivi e quantificabili. Nelle scuole continua ad insistere questa vessazione costante e continua nei confronti dei nostri bambini e addirittura ci sono dirigenti scolastici che acuiscono ulteriormente, come già io vado dicendo ormai da mesi, le norme che sono emanate dai ministeri. Quindi io chiedo con forza che finisca tutta questa pantomima a danno dei nostri ragazzi e che i genitori che ancora credono che queste siano misure propositive a contenere e a tutelare, no? Un contagio, un rischio contagio e di conseguenza la salute, si rendano conto che invece i loro figli stanno subendo dei danni. Non vorrei essere uccello del malaugurio, ma direi irrimediabili. In questo momento ai nostri bambini viene insegnato il distanziamento, viene insegnato che l'altra persona o l'altro bambino è semplicemente un possibile veicolo di malattia, quindi di virus e batteri, gli stanno insegnando a non abbracciarsi e non baciarsi. Quando giocano hanno paura perché non si possono rincorrere, non si possono toccare, per cui so da esperienze dirette che si guardano intorno per vedere se c'è l'insegnante o il bidello che come un falco è pronto a intervenire se si avvicinano, se un compagnetto cade non lo possono assistere, quindi se cadono loro nessuno li deve toccare, se dimenticano qualcosa a caso, magari hanno finito la penna, il pennarello, nessuno gli può prestare le cose, quindi rimangono così fermi, isolati nel loro banco, distanziati, con la mascherina tutto il giorno. Anche nei casi in cui i bambini magari hanno lamentato problemi con la mascherina di respirazione o di mal di testa, non gli viene concesso di abbassarla, no? Vanno portati fuori in una stanza Covid, per cui vengono accompagnati fuori e messi in una stanza Covid per potersi abbassare quel minuto la mascherina per tirare fiato. L'impatto traumatico derivante dal fenomeno Covid-19 non ha colpito solo chi si è ammalato o chi ha perso i propri cari, ma ha colpito tutta la nazione, che a vario titolo è stata esposta direttamente o indirettamente a ciò che stava accadendo e che è stato veicolato da un bombardamento mediatico incessante e terrorizzante, spesso caratterizzato anche da informazioni contrastanti e disorientanti. Il presidente dell'Ordine degli Psicologi ha riportato delle ricerche che sono state fatte sia in Europa che in Italia, dove si registra un aumento del 24% nei disagi psicologici. Quindi ci sono degli effetti che sono direttamente legati alla questione Covid, ma anche legati alla questione lockdown e restrizione. Quindi chi ha più risorse riesce a resistere di più e riesce a uscire un po' più indenne da questa condizione. Come dicevo, chi ha meno risorse, chi ha la famiglia che ha essa stessa bisogno di sostegno, fa più fatica. Boom di suicidi a causa dei confinamenti, a causa del deserto che avete creato intorno alle nostre vite. Un deserto buio e infinito, dove annegano i sogni dei nostri figli. Mi chiamano ragazzi e genitori. E io sono disponibile sempre in quanto ho lasciato un numero di telefono preposto proprio per arginare il malessere e soprattutto per timore di atti di autolesionismo che si sono triplicati. Noi abbiamo letti d'ospedale che non sono occupati da pazienti Covid, ma occupati da bambini da 10 a 17 anni e sono i dati. I reparti di ricovero al Bambin Gesù per queste situazioni e questi disagi psicologici sono aumentati notevolmente rispetto al precedente anno. Sono qui per costruire laddove voi distruggete. Voglio dare vita ad una scuola, un luogo del tutto opposto a questo manicomio orrendo
popolato da ipocondriaci mascherati seduti magari su banchi a rotelle, per i quali sono stati spesi centinaia di milioni di euro, banchi illegali e pericolosi per giunta, così come tutto il resto. La vostra politica becera, fatta di misure pretestuose e vessatorie, messe a punto con dovizia e accanimento contro la popolazione infantile e giovanile, sta lasciando dietro di sé cumuli di macerie e cadaveri, e non sono metafore. I cadaveri ci sono, e sono quelli di centinaia di ragazzi che hanno deciso di togliersi la vita recentemente. La Scuola per la Costituzione è appunto un progetto di riforma totale della scuola a partire dalle metodiche di reclutamento del personale, perché noi assistiamo ancora oggi a personale che non è qualificato, e invece quello qualificato che oggi vorrebbe dare una mano ai bambini, vorrebbe aiutarli in questo momento tragico, viene vessato e viene marginato perché magari viene definito no mask, viene allontanato dalla scuola, mentre invece questo personale è quello che maggiormente sta dimostrando empatia, umanità nei confronti dei bambini che versano in condizioni veramente critiche. La mia riforma è una riforma che prevede che questo labirinto che ancora permane debba essere demolito totalmente, perché non rimane nulla, più nulla di salvabile. Pertanto la riforma prevede che fin dalla scuola dell'infanzia, e quindi a salire verso la scuola primaria, ci sia una grandissima attenzione e con programmi svolti da esperti qualificati, moltissima attenzione, dicevo, per la cura di sé. Sarà ridotta di molto la mania dell'ipertecnologia informatica e saranno condotti tutti ad una sorta di disintossicazione dai mezzi di comunicazione, come telefonini e PC, favorendo, prevedendo e agevolando il contatto umano e il dialogo tra le persone con adeguati percorsi di autoconoscenza guidata, dove gli alunni saranno portati al rafforzamento della propria autostima, che di fatto è alla base di qualsiasi successo scolastico e formativo. Stiamo creando dei piccoli bambini transumani, soli, chiusi nella loro bolla, sempre più digitali, per cui sono sempre più dipendenti da tutti i device, tablet, smartphone, non solo perché sono abituati a fare la didattica a distanza, ma anche perché oramai non possono uscire, non possono interagire, quindi giocano solamente con i device, per cui stiamo creando delle dipendenze anche incredibili. Ci sono bambini che hanno degli attacchi di rabbia o di panico furioso se tu provi a togliergli il tablet. Quindi stiamo veramente creando dei bambini transumani, soli, asociali, che saranno sicuramente degli adulti disadattati. E questo non lo dico io da avvocato, ma lo dicono tutti i medici che ci stanno aiutando e che ci stanno seguendo in questo frangente. La nostra scuola, quella che stiamo creando, si fonda infatti sui valori universali. In particolare, la nostra priorità assoluta è lo sviluppo umano e spirituale dei nostri figli, il che significa porre le basi per una vita serena, gioiosa, in odore di felicità.